La difficoltà di dipingere è proprio che lo smalto è polveroso, quindi con dei pennellini noi andiamo a fare delle decorazioni molto minute. Il materiale sottoassorbe, la pennellata deve essere rapida e veloce, il colore deve essere bello denso, quindi tutte queste cose assieme, ecco, devono essere perfette, così che l'oggetto risulta molto colorato e brillante, come potete vedere da questi oggetti che sono qui. È un lavoro che lo faccio con passione perché mi sembra tutti i giorni di avere qualcosa di nuovo da apprendere. Questi gesti richiamano un'arte antica e sublime, quella della ceramica. Faenza, la splendida cittadina romagnola, siamo in provincia di Ravenna, ad appena 50 km da Bologna, è una delle capitali mondiali dell'arte della ceramica, soprattutto di quella speciale ceramica smaltata che va sotto il nome di maiolica. Le botteghe si incontrano ad ogni angolo del centro storico e dietro ognuna di esse c'è un laboratorio, una storia che viene da lontano, spesso un caposcuola a cui fare riferimento. La ceramica faentina ha accompagnato nel tempo una delle grandi tradizioni della creatività italiana, fin dal Medioevo. Dal Medioevo e quindi da una fase diciamo arcaica, piuttosto sintetica, sia nel colore sia anche nel repertorio decorativo, si passa rapidamente nel 400, cioè nel Rinascimento, ad accogliere tematiche che sono tipiche dell'arte maggiore, quindi della pittura. È venuto poi il periodo dei bianchi, un'idea austera e vincente. Una forma molto diciamo ridotta di pittura sulla superficie maiolicata, che quindi ha una dominante bianca, il bianco quindi è un colore e la decorazione viene praticamente relegata ad una forma quasi complementare ma sempre molto aggraziata, molto leggera, compendiata appunto in una figurina, in uno stemma, in una ghirlandina. Poi un lungo periodo di decadenza, fino al 1908, quando per iniziativa di un grande faentino, Gaetano Ballardini, uno dei massimi studiosi di ceramica del Novecento, nasce il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Faenza conosce una nuova, straordinaria stagione. È tutto un fiorire di botteghe, ma anche un'esplosione di creatività. I grandi maestri faentini sono conosciuti ed imitati in tutto il mondo. Grazie ad un'attenta politica degli acquisti, ma anche alla generosità dei grandi collezionisti, nel museo entrano le grandi firme della pittura contemporanea, da Picasso a Chagall, e il Museo Internazionale di Faenza torna agli antichi splendori.